nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In questa sera del 13 di dicembre vogliamo accogliere nella nostra parrocchia comunità gli scout del Rende 2 e del Rende 5, se non sbaglio, ecco, benvenuti veramente, e anche il gruppo del Cenacolo di Natuzza della parrocchia Sant'Antonio in commenda di Rende. Ecco, questa sera abbiamo il piacere di ospitarvi e di pregare insieme e di affidare a Maria, Nostra Signora di Fatima, anche il vostro gruppo, scout, cenacolo, i volontari mariani, i parrocchiani, ogni fedele che ha un pensiero, ecco, di gratitudine, un pensiero di richiesta verso la Vergine Santa. Preghi per noi, preghi per voi, in particolare questa sera. Questa sera vogliamo affidare alla Madonna di Fatima le preghiere che i fedeli hanno scritto nell'ampolla di vetro che è qui presente vicino alla Madonna in questo mese di novembre. E vogliamo veramente chiedere a Maria di esaudire le richieste e di portarle a Gesù. Ecco, affinché sia fatta sempre la volontà di Dio, nostro Padre. Chiamo vicino a me, ecco, la coordinatrice del gruppo Cenacolo, perché vogliamo all'inizio di questa celebrazione del Rosario invocare, ecco, insieme lo Spirito Santo di Dio. Per pregare insieme in questa serata dedicata alla Madonna. E noi siamo il Cenacolo Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime ispirato alla spiritualità di Natuzza Evolo. Ci ritroviamo in parrocchia a Sant'Antonio ormai da diversi anni. E questa sera mi viene sicuramente da pensare a quello che è il legame che ha unito la Madonna di Fatima con Natuzza. Quindi parliamo e partiamo dagli anni 60, quando la statua della Madonna Pellegrina arrivò in casa di Natuzza a Parabati e ha radunato davanti a sé migliaia di fedeli che hanno recitato la preghiera del Santo Rosario, e quello che è il nostro vincolo d'amore che ci unisce alla Madonna. Mi viene da ricordare quando, durante la nostra festa, che è il raduno dei Cenacoli, il Cuore Immacolato di Maria, che si celebra ogni seconda domenica del mese di novembre, nel cielo apparve un sole, la stessa cosa che avvenne a Fatima, e questo sole iniziò a ruotare e a cambiare di colore, si dipinse dei colori dell'arcobaleno. E ciò che ha sorpreso tutti è che quel sole era visibile ai nostri occhi, cioè non dava fastidio quando noi lo vedevamo. Inoltre, nella basilica dedicata al Cuore Immacolato di Maria in Parabati è presente nella cappella eucaristica l'immagine dei tre pastorelli di Fatima. E non per ultimo, ma ciò che è veramente stata Natuzza e che ha lasciato segno della sua santità, anche se è prematuro dirlo, però per noi lo è, e sono le emografie. Le emografie sono i disegni che venivano tracciati con il sangue di Natuzza sui fazzoletti. E fra queste emografie ricordo l'immagine dei tre pastorelli di fronte alla Bella Signora, alla Madonna e la Corona del Rosario. A tal proposito, noi vogliamo donare a Don Luciano e alla comunità un segno della nostra venuta qui. Grazie, grazie.
l'immagine di Natuzzi, allora la vogliamo tenere già da questa sera vicino, ecco, alla Madonnina, ecco, nello scalino, ecco, possiamo metterla proprio qui, perché vogliamo chiedere anche l'intercessione, ecco, di Mamma Natuzzi, vicino alle preghiere che hanno scritto, sotto le preghiere che hanno scritto i fedeli. Ecco, chiediamo veramente l'intercessione anche di Mamma Natuzzi, quindi grazie veramente di cuore per questo dono che ci fate. Preghiamo insieme, invocando lo Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito e tutto sarà ricreato. E rinnoverai la faccia della terra. O Dio che hai insegnato ai cuori dei tuoi fedeli con l'illuminazione dello Spirito Santo, concedi anche a noi di conoscere per virtù dello stesso Spirito ciò che è retto e di sempre godere delle sue consolazioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ora, davanti all'immagine di Maria, verranno accese le nostre luci. Inizierà il sacerdote celebrante ad accendere la sua candela, poi verranno i volontari, passeranno per la fila centrale, ecco, ad accendere anche le vostre candele. Nel mentre si canta dal foglio dei canti il Lumen Christi. Amen. Possa la luce di Cristo illuminare le nostre vite e attraverso la fiamma luminosa di queste candele, prima accendo io, segno dei figli della luce, percorriamo con gioia i misteri di Cristo attraverso la recita del Santo Rosario. La Madre di Dio ci accompagni e si faccia pellegrina con noi, accogliendo le attese e le speranze di ognuno. Ci conduca nel sentiero che porta all'incontro con Gesù, suo amato figlio, e con sé porti anche le intenzioni in questa preghiera che deponiamo ai suoi piedi.
O Dio, tu hai voluto che Maria, madre del tuo figlio, fosse anche nostra madre. Fa che, perseverando nella penitenza e nella preghiera per la salvezza del mondo, ci adoperiamo con tutte le forze per la crescita del regno di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Rimaniamo in piedi un attimo e ascoltiamo il primo annuncio del mistero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. E entrate, non trovarono il corpo del Gesù Signore. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito spolvorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra. Ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. È nella risurrezione che noi troviamo la certezza della nostra fede. Aiutaci, o Maria, a rotolare la pietra dalla nostra vita per essere inondata dalla luce e dalla pace di Cristo crocifisso e risorto, e così andare per le strade del mondo e annunciarlo ai fratelli e alle sorelle che incontriamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Fatima, prega per noi. Di Fatima bianca Signora, in questa secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Alla fine apparve anche agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Terminata la missione affidatagli dal Padre, Gesù è salito al cielo, affidandoci il mandato di continuare la sua missione sulla terra. Chiediamo a Maria che ci aiuti ad essere fedeli discepoli di suo Figlio, guardando alle cose di lassù, fino al giorno in cui egli tornerà e ci condurrà nello splendore del suo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Fatima, prega per noi.